Che si possieda una PEC, ad esempio nomecasella@pec.it, o una PEC su dominio, ad esempio postmaster@pec.miodominio.it o nomecasella@pec.miodominio.it, l'indirizzo email e il numero di cellulare indicati come riferimento sono fondamentali, poiché sono utilizzati da Aruba come canale di contatto riservato per le comunicazioni relative alla sicurezza della casella, come il reset password. Se smarrisci la password della casella PEC, puoi richiedere un reset della stessa dal pannello gestionemail.pec.it/login-proxy/reset-password. Se in fase di reset password o di modifica dei dati di contatto non riconosci i dati di contatto attuali, questo video fa al caso tuo. Collegati al pannello modificacontatti.pec.it. Inserisci il tuo indirizzo PEC nel primo campo ed il codice fiscale o la partita IVA indicati nella registrazione della casella nel secondo. Spunta la casella "Non sono un robot" e clicca avanti. Scegli la forma giuridica utilizzata per registrare la casella e vai avanti. Per alcune caselle questo passaggio non è necessario. Nel caso di persona giuridica, i dati nella compilazione devono essere quelli del rappresentante legale. Compila tutti i dati richiesti. Al termine, allega una copia fronte-retro leggibile del documento d'identità in corso di validità. Sono accettati la carta d'identità, il passaporto, la patente e gli altri documenti indicati nel pannello. I formati dei file ammessi sono PDF, JPEG e PNG. Al termine clicca su Procedi. Inserisci il nuovo indirizzo email di riferimento, che non deve essere una casella PEC, e clicca Invia codice di verifica. Inserisci il codice di verifica che hai ricevuto all'indirizzo email indicato e clicca su Conferma. Aggiungi il numero di cellulare da utilizzare come nuova informazione di contatto e clicca su Conferma i dati. Controlla il riepilogo dei dati inseriti e spunta la casella in cui dichiari che le informazioni inserite sono veritiere e corrette. Vai su Conferma e invia codice SMS per ricevere un codice di verifica monouso anche sul cellulare. Inserisci il codice ricevuto via SMS e clicca su Conferma. Il sistema conferma la corretta presa in carico. Viene mostrato a video il numero assegnato alla richiesta. Tale numero viene inviato anche all'indirizzo email indicato come riferimento. Sullo stesso indirizzo verrà comunicato anche l'esito della richiesta, che potrà essere approvata o rifiutata. In questo caso sarà indicata anche la motivazione.